Luce e oscurità. Il mondo è regolato dall'eterno conflitto tra queste due forze. È così che è nato il mito della luce e dell'oscurità, che si fonda sul giudizio della spada lucente. Affrontatevi! Luce! Oscurità! Il compimento del vostro destino verrà stabilito da Battle Spirits! L'unica cosa che so, giusta o sbagliata che sia, è che c'è un mondo di possibilità. Non è importanza quante volte ricomincerò, ad occhi aperti spingerò sul tasto di reset, perché da perdere di cose proprio non ne ho, che valgo zero è una menzogna in cui non credere. Su di noi c'è solo il destino, lo sai, lo sai, lo sai. Devo imparare, ma gli sbagli fanno crescere, devo volare, poi lottare per restare su. Chi non combatte è certo che non possa vincere, ho questa carta tra le mani, sono in gioco ormai. Prenderò il mio futuro, è un gran mistero quello che sarà. L'unica cosa che so, giusta o sbagliata che sia, è che c'è un mondo di possibilità. Credo ci sia un'opportunità tutta mia, cercherò, troverò la mia via. Quello che so, giusto o sbagliato che sia, è che non va in linea retta la mia via. Credo che sia un'opportunità solo mia, questa via è tutto quello che ho. Sword Eye Rosso della Luce. E tu chi saresti? Che cosa significa Sword Eye Rosso della Luce? Io sono lo Sword Eye Bianco dell'Oscurità. Con me non avrai possibilità di scampo. Ti annienterò! È tutto da vedere! Attento, Tsurugi! Non farti ingannare! Non parlarmi adesso! Sono in una situazione di emergenza! Dragone lucente! Questo è Dragone Imperatore Oscuro a nove code. Ed è il mio fedele servo oscuro. Dragone Imperatore Oscuro a nove code! Oh. E anche il Sole di Mezzanotte, possessore della preziosa spada bianca della notte, Sword Brave Bianco dell'Oscurità. Cosa? Uno Sword Brave? Rispondimi, chi sei veramente? Io sono il sovrano di Atlantia, colui che molto presto otterrà il dominio sul cielo e sulla terra. E il mio nome è Yaiba, il re bianco della notte. Ah! 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 Yaiba, il re bianco dell'oscurità. È un'illusione. Eh? Probabilmente è stato programmato per apparire alla sconfitta dello Stinger. Per quale motivo? Non devi preoccuparti dell'occhio. È solo una conseguenza della forte connessione fra Sword Eye. Ho bisogno di chiederti una cosa importante, ma tu mi devi rispondere. Bringer risponderà a ogni domanda. Prima di tutto voglio che tu smetta di parlare così. Non dire in continuazione Bringer di qua, Bringer di là. È decisamente fastidioso. Ricevuto. No, continui sempre a parlare in questo modo così strano. Lasciamo perdere. Sai dirmi qualcosa su questa carta? Oh, che succede? Oh! Tsurugi, quella spada è lo Sword Brave Rosso della Luce. Soltanto tu puoi usarla. Essa ti appartiene. Questa spada è mia. Identità svelata. Questa è Atlantia, lo stato più grande di Legendia. Un paese che si basa sullo sfruttamento dell'energia prodotta da vulcani attivi e ha forte influenza sugli stati vicini. Il suo popolo è tranquillo e sottomesso. Atlantia è governata da Yaiba, sovrano bianco dell'oscurità, che aspira a diventare un dominatore. Questi sono gli Sword Eye dell'oscurità. Gordi, Sword Eye verde dell'oscurità. Brau, Sword Eye blu dell'oscurità. Amarello, Sword Eye giallo dell'oscurità. E infine, voi, lo Sword Eye bianco dell'oscurità.
Li ho radunati tutti qui, mio sovrano. Si è risvegliato uno Sword Eye della luce ed è in possesso di uno Sword Brave rosso. Eh? Bene, il nostro desiderio si è realizzato. Hai visto, mio caro Brown? Toglimi subito quella mano di dosso. Sempre quell'espressione truce. Se continui così, non troverai mai una fidanzata. Non è vero, dolce amarello? Ah, significa che il fronte della luce si sta riunendo velocemente. Non è forse così, Yaiba? È per questo che anche gli Sword Eye dell'oscurità devono riunirsi in fretta. Ne restano solo due. Non sono necessari solo i duellanti di carte. Servono anche gli Sword Brave. La loro ricerca si sta svolgendo in ogni parte del mondo. Prima o poi riusciremo ad averli tutti. E che cosa ne facciamo di quello Sword Eye rosso della luce? Tranquilli, ci penso io. Mi sembra curioso che tu voglia andare in cerca di rogne. Quel ragazzo è tutta un'altra storia. Aspettate! È meglio che sia io a prendere in mano la situazione. Dico bene o no, Yaiba? Mio sovrano, che cosa ne pensate? Potrebbero sfidarsi fra di loro e scegliere così chi inviare in questa missione. Si proceda. Sono già trascorsi 14 anni. Già, 14 anni. È stato molto tempo fa. È tutto inutile. Non hai scappo. Consegnaci il principe. Bringer si rifiuta di consegnarlo. Non mi hanno settato per una destinazione finale. Allora, come sei riuscito a incontrare i miei nonni? È stata una semplice coincidenza. Avevo un'unica missione, quella di proteggerti. Durante la fuga avevo perso la strada, quando incontrai una coppia di anziani. Ebbi la certezza che non erano nemici. Attraverso le immagini e le parole di Grenada ci intendemmo all'istante. Affidai le tue cure a quei due anziani e poco dopo cessai di funzionare. Che cosa succede? A che ti riferivi parlando di immagini e parole? Mi riferivo a questo. Accipicchia, che cos'è? Ah, ho capito, è una specie di televisione, eh? Il mio nome è Grenada, imperatrice vedova di Atlantia. Purtroppo le forze dell'oscurità sono riuscite a impadronirsi del mio paese. A breve, io sarò fatta prigioniera, ahimè. Non voglio che a mio figlio possa accadere la stessa sorte, perciò lo affido a Bringer. Mi auguro con tutto il cuore che lui sia in grado di proteggerlo. L'ho chiamato Tsurugi. Consegno inoltre questa preziosa spada. Sono certa che lo aiuterà. Ma quella è... Lei è Grenada, l'imperatrice di Atlantia, tua madre. E così quella è mia madre. Nessuno ha sue notizie da allora. È soltanto colpa di quel re malvagio, è colpa di Yaiba. Yaiba è tuo fratello, Tsurugi. Eh? La sfida è terminata. Il vincitore è l'ultraveloce Cornel della Squadra Verde. Io un po' ti ho fatto venire i brividi, come quegli insettini che fanno il solletico. Certo, amico mio. Altro che se me li hai fatti venire i brividi, proprio come quegli insettini di cui parli tu. Vittoria! È così rozzo lui e i suoi insetti. Povero me. Sei stato davvero pietoso. E ora occupati di quello Sword Brave rosso della luce. Brividi, tanti brividi! Ciao! Che è successo qui? Sei stato tu a romperlo? Bringer lo rimetterà subito a posto. Hai detto di nuovo Bringer? Il mio sistema di riconoscimento degli ordini ha un virus. È troppo tempo che non faccio manutenzione, ma le mie funzioni di base sono integre, non è un problema. È un problema, invece. Si aggiusterà, vedrai. Oh, va bene, però... Eh? Mm? Nonno, scusa, è vero che io sono il principe di Atlantia? Gli hai mostrato le immagini di Grenada? Erano informazioni necessarie. Fin da piccolo ho sempre creduto che non mi fosse consentito fare alcuna domanda riguardo ai miei genitori. Sapevo che era del tutto inutile e quindi ho smesso addirittura di pensare a loro. Ma adesso... Hai intenzione di andare a salvare Grenada? Come potrei non farlo? Nonno, mi permetti di andare? E tu, nonna? Io non sono assolutamente d'accordo.
Non posso permettere che tu corra tutti quei pericoli. Si sta avvicinando qualcosa. Nonno, prendi con te la nonna e scappate subito. Presto! Andiamo via! Ma che sono? Kiko! Aiuto! Nonna! Lasciami andare! Kiko! Vi siete emozionati? L'ultraveloce Cornel è giunto fin qui per darvi brividi! Liberatela subito! Voi dovete essere alleati di Yaiba! Non dovresti trovarti qui, signorino della luce! La causa che ha provocato queste esplosioni sei soltanto tu! Erano studiate appositamente per eliminare te! Che assurdità stai dicendo? Voi avete completamente distrutto la casa dei miei nonni! Casa? Io non vedo l'ombra di case qui! Tu che dici, Stinger? Vedo solo macerie. Macerie, appunto! È me che stavi cercando? Allora comportati lealmente e sfidami! Finalmente un po' di brividi! Se intendi salvare tua mamma, vieni a riprenderla utilizzando soltanto le tue forze e servendoti di queste! Si riferisce a Battle Spirits. Sorugi, tu non sei ancora in grado di... Non ti devi preoccupare, nonno. Bringer mi ha già spiegato tutto quanto. Sorugi, non curarti di me, scappa, figliolo! No, nonna, è mio dovere aiutarti ed è quello che intendo fare. E Bringer, niente consigli, voglio fare da solo. Bringer non può permetterlo, sei ancora inesperto. Imparerò da solo i segreti di Battle Spirits. Solo sperimentando riuscirò a diventare più forte. Sì, signore, Bringer ha ricevuto. Ti ringrazio, amico. Sword Brave Spada Luciente! Ecco il mio mazzo di carte. Avanti, vediamo che sai fare. Arrivo! Varco, apriti! Energia! Sorugi! Sta tranquilla, Kiko! Sorugi vincerà sicuramente! Eccoci qui! I miei amici insetti sapranno come farti venire i brividi! Fase iniziale! Fase di acquisizione! Evviva, sento già salire i brividi! Certo che tu non la smetti mai con le chiacchiere, non è vero? Fase principale! Per prima evoco mantide oscura! Una mantide! Aumentano i brividi! La caratteristica del mio mazzo di carte sono gli insetti! Verde, come il volto disgustato di chi li vede! A te la mossa! Verde, come gli insetti! Fase iniziale! Fase di acquisizione! Aspetta. Che cosa vuoi? Dal secondo turno in poi, la fase dei nuclei è successiva alla fase iniziale. Ah, giusto, hai ragione. Fase dei nuclei! Che tenerezza, sei proprio un pivello! Piantala! Fase di acquisizione! Fase principale! Evoco Bladra di luce! Certo che sei proprio piccola! E ancora! Evoco Dragone Bronzeo! Mi fido di voi. A te la mossa! Fase principale! Ma che cosa fai? Niente, niente! Stavo solo scherzando! Cosa? Non dirmi che fai sul serio! E ora fase d'attacco! Mantide oscura! Ti ordino di attaccare! Ne rispondo con la vita! Azione lampo, carta magia! Evocazione lampo di pungiglione velenoso oscuro! Evocazione lampo? Cos'è? Non la conosci? Posso evocare all'istante lo spirito che voglio, sempre e dovunque, anche se non è il mio turno. Fantastica caratteristica degli spiriti verdi! Ma com'è possibile? Ne rispondo con la vita! Bene, ora attacco con pungiglione velenoso oscuro! Ne rispondo con la vita! A te la mossa! Mi senti i brividi? Hai posizionato due spirit, però hai perso due vite! È chiaro che i brividi ti saltano!
Fase principale! Evoco un altro dragone bronzeo! Sì! Fase d'attacco! Va così, dragone bronzeo, attacca! Ne rispondo con la vita! Che ti succede? Hai esaurito le evocazioni lampo? Io vado avanti! Attacca, bladra di luce! Azione lampo! Evocazione lampo di pungiglione velenoso oscuro! Un'altra volta! Stai abbrividendo adesso? Brividi, brividi, brividi! E ancora sempre brividi! Ti chiedo scusa, bladra di luce, mi dispiace! È l'evocazione lampo! Oh. Si può usare questa azione lampo anche se non è il proprio turno. Non sottovalutarla. Va bene, ho capito. A te la mossa! Una fase principale da brivido! Elevo mantide oscura e pungiglione velenoso oscuro a livello 2! Adesso, fase d'attacco! Mantide oscura avanti, attacca! E ora che faccio? Potrebbe attaccare altre due volte. Tocca a te, dragone bronzeo! Blocca! Li senti i brividi? Immagino ti stia domandando che succederà ora. Pungiglione velenoso oscuro! Io sono pronto! A te la mossa! Come mai non hai ancora attaccato? Perché voglio farti provare dei brividi ancora più forti! Devi soltanto aspettare che evochi un insetto più potente! Più potente? Non farti confondere. Ha lasciato gli spirit perché ha paura di un tuo attacco. Tenta di prevedere le tue mosse. Forse sta solo bluffando. In tal caso... Fase principale! Abbasso dragone bronzeo a livello 1! E poi evoco bladra di luce! Ali di luce che squarciano l'oscurità! Evoco il fantasmagorico dragone lucente! Mostrati a me! Finalmente è arrivato uno spirit chiave! Attivo l'effetto dell'evocazione! Ecco il Brave Rosso Spada di Luce! Grazie a lui posso evocare Spada Lucente senza pagare alcun costo! Attivo l'effetto dell'evocazione! Spada Lucente, Dragone Bronzeo e Bladra di Luce! Tutti con potenziamento completato! Va, spada lucente! La funzione ricarica riguarda solo gli spirit della luce. Un'unica ricarica permette l'acquisizione di 1000 punti battaglia. Sono stati acquisiti 3000 punti battaglia con cui annientare tutti gli spirit avversari con punti battaglia inferiori a 6000. Come effetto di spada lucente per ogni spirit che è stato annientato mi è concesso pescare una carta. 3 spirit eliminati, 3 carte. Mi stai facendo venire i brividi! Combinando spada lucente e dragone lucente realizzo un Brave. Inoltre evoco bladra di luce. Fase d'attacco. Dragone bronzeo, attacca! E rispondo con la vita! Non ho finito! Bladra di luce, attacca! Azione lampo! Alta velocità! Cosa? Evoco pungiglione velenoso oscuro di livello 2! Blocca! Non mi posso fermare ora! Va, bladra di luce! Ne rispondo con la vita! Ecco, questa è la tua fine! Ehi, aspetta! Oh? Vorrei evocare il mio insetto più potente! Niente affatto! Sword Brave, attacca! E va! Tirata da brivido! Finiscilo, dragone lucente! Me rispondo con la vita! Ce l'ho fatta! Sì, l'adrenalina è alle stelle! Sei stato bravo, malgrado tu sia un principiante. Grazie di avermi salvata, Tsurugi. Nonna, mi dispiace tanto, la casa è completamente distrutta. Non c'è alcun motivo per cui dovresti scusarti. L'importante è che siamo sani e salvi. Nonno, cos'è? Quanto tempo è passato. Tanti anni fa, quando ero giovane, salivo sul sidecar. Pare che funzioni ancora. Che cosa hai intenzione di farci? Lo regalerò a te. Eh?
Così potrai andarci con Bringer. Tu hai salvato Kiku e così ho preso la decisione di regalartelo per ringraziarti. Ma io... Va tutto bene, sali pure, caro. Ma nonna! Va tranquillo, non ti preoccupare né di noi né della scuola. Il tuo compito adesso è quello di cercare tua madre. Eh? Bringer, mi raccomando, proteggi questo ragazzo. Sì, signore. Bringer ha ricevuto. Tsurugi. Ah? Grazie a te, pur non avendo figli, abbiamo conosciuto la gioia di essere nonni. Tornerai presto a trovarci, non è vero, figliolo? Sappi che tu resterai sempre e comunque il nostro bambino. Per favore, non dimenticarlo mai. Ma certo! Nonna, nonno, arrivederci! A presto, tornerò a trovarvi! Abbiate cura di voi! Ciao! Starò facendo la cosa giusta. Che intendi dire? Dovunque vada, creo solo problemi a chi mi sta intorno. Può darsi che sia così. Beh, il nostro viaggio ha inizio. Mi raccomando, Bringer. Bringer ha ricevuto. Uffa, continui a parlare in terza persona. Cornel, non posso crederci, sei stato un'enorme delusione. Sono desolato. Ho l'impressione che il tuo mazzo di carte ultraveloce non valga un granché. Per la prossima settimana devi prepararne un altro. Sì. La bravura di vostro fratello supera ogni aspettativa. Per il momento lascerò che si sfoghi. Oh? Darò al fronte della luce l'occasione di riunirsi. Sword Brave Spirit, Dragone Lucente. Una volta evocato, ha l'effetto di annientare tutti gli spirit avversari con meno di 3000 punti battaglia. Grazie al potenziamento è un Brave potente, in grado di annientare qualunque cosa. Tsurugi e Bringer si dirigono verso Atlantia, dove li aspetta Yaiba, lo Sword Eye bianco dell'oscurità e temuto fratello maggiore di Tsurugi. Tutto questo nel prossimo episodio, Fratelli Rivali. Che la leggenda di Battle Spirits abbia inizio!